è famoso perché non ha mai fatto un cazzo, un altro è famoso perché è riuscito a spendere forse i soldi di 3 generazioni di avi. Comunque, veramente degli amici. Un altro è il figlio del medico legale di Pavia, adesso famoso dentista. La sorella ha sposato il più importante produttore di pellicce di Pavia. Insomma, un bel gruppo. Certo, io non ero della loro estrazione economica. Culturale sì. Non ero della loro estrazione economica, ma dato che io ho sempre lavorato, non mi sono fatto mai mancare nulla e quindi riuscivo sicuramente ad avere tutto quello che peraltro loro avevano magari dai genitori e io mi conquistavo già lavorando. Però perché ti dico questo? Guarda, questi amici avevano case un po' dappertutto, Sanremo, Saint-Tropez. E qua stiamo davvero parlando, credo, del 75. Giù di lì, 74, 76. Lo posso indicare così. È una follia che però è stata fatta. Abbiamo fatto in 4. Marco, Beppe e Lalò. 2 Marchi, un Beppe e un Lalò. Questi a Saint-Tropez avevano una casa dove aveva casa anche Brigitte Bardot. E così, sapevamo che era solo... Però a quell'epoca si facevano queste cose, erano... Era un momento così. Beh, a Lalò, che è quello che ha speso forse 3 o 4 generazioni di beni familiari e... Insomma, erano davvero tanti, però lui ce l'ha fatta. Credo che adesso ce l'abbia fatta, sia quasi alla frutta. Ma allora era ancora forse 1,5 generazioni. Allora cosa fa? Affitta un elicottero, 4 smoking, 4 mazzi di rose, un seggiolino e un cavo, seggiolino di quelli a 4, e ci ha fatti calare nella piscina della Brigitte Bardot come 4 coglioni con le rose in mano. Anche questo è quello che le donne ti fanno fare. Marco, Beppe, Lalò, queste 4. Sono quelle cazzate che gli uomini fanno per le donne, dai. Non so se essere orgoglioso, però fa parte della mia vita anche quello. E poi era goliardia, dai. Era la goliardia universitaria. Erano quegli episodi goliardici. Luogo del referendum, soltanto se chi non è d'accordo con quell'emendamento lo vuole sconfermare, e per questo motivo chiamarlo confermativo vuol dire tagliarsi gli zebedei, fare il sacrificio di Origene. Non è confermativo. Ma l'esito del referendum è la conferma o no di quella proposta. Sì. Infatti c'è stato 2 casi in cui si è fatto referendum. La loro opposizione. In campo. Quindi non aveva proposto un referendum confermativo, aveva proposto una consultazione popolare per esprimere il proprio dissenso. Se usate male producono ferite e anche morte. Nel secondo caso, quando c'era il pateracchione, sì. Quelli che si sono pronunciati con una schiacciante maggioranza hanno detto di no. Certo. Quindi non l'hanno confermato. Manco po' cazzo. Ma hanno detto, appunto, scrivendo no, il fatto di scrivere no sulla scheda non ha confermato l'emendamento. Ma è un no
a una a, che è una sconferma a uno, sì, ma uno strumento il cui esito positivo sarebbe la conferma di quella proposta. No, vabbè, ma insomma dico sì. Thank you.
cosa rappresenti la medicina di Don Luigi per sé, il segreto dietro al quale ogni giorno pazientemente, con grande forza di volontà, ha costruito quello che tutti noi sappiamo. E senza spirito non c'è uomo, senza intelletto non c'è uomo, senza pelle non c'è uomo. Devo dire che giornalisticamente mi sarebbe piaciuto anche un altro titolo, che è Vedo solo il prato, che è un'affermazione di una delle tante persone che non hanno creduto al progetto di Don Terzè. Oggi non vediamo solo il prato e francamente non abbiamo alcuna nostalgia ecologista per il fatto che un prato non ci sia più. Io non potevo fermarmi, perché? Ma semplicemente perché mi sentivo ispirato, e non si può schiacciare l'ispirazione quando ti viene dal tuo viscere. Medico sacerdote, se uno non è sacerdote dentro del suo cuore perché sa che l'uomo è persona sacra, perché nell'uomo c'è Dio che cammina con l'uomo, non può essere un buon medico, né può essere un buon sacerdote uno che non ha cura dell'uomo, fino al punto di patire con l'uomo e di dare la propria vita per l'uomo, per la salute dell'uomo, non così aeriamente per l'uomo, per il suo benessere, per il suo benestare, per il suo rilancio, perché lui si senta più uomo.